Prima di dare corso a questa videoanalisi del fuoricampo, gradirei chiarire alcuni punti per correttezza e per la sicurezza di tutti. Va da sé che quando uno vola, lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Quindi questa videoanalisi ha lo scopo di stimolare la vostra curiosità nel verificare di persona questi fuoricampo, i quali potrebbero un giorno esservi veramente molto utili. I pareri e le descrizioni espresse durante il video sono riconducibili ad opinioni e valutazioni soggettive, relative ad un dato momento ed un dato luogo preciso, il quale potrebbe mutare nel tempo. Quindi armatevi di pazienza e cercate di verificare questi luoghi di persona. È una questione di sicurezza, la vostra. L'atterraggio di Laggio di Cadore è situato in una zona particolarmente strategica. Infatti si pone alla fine della valle del Cadore, fra il passo del Mauro e le montagne ad est, e la parte dolomitica molto più tecnica. Quindi, vista la scarsa atterrabilità, è chiaramente prezioso e va studiato accuratamente. Bene, osserviamolo ora nel dettaglio. La zona atterrabile è posta a nord del centro abitato, che poi sono Quattro Gatti. A mio avviso vi sono due opzioni di atterraggio. La prima, più consolidata e forse più semplice, risulta essere quella che ci permette di essere individuata facilmente, poiché allineandosi alla strada che porta a nord e a sud verso l'abitato, ci conduce proprio nella zona dove si deve toccare. La seconda, posta più a est rispetto a questa, la strada, è una zona che si allinea a questo edificio qui, che dovrebbe essere una piccola fabbrica. È un insieme di calpi e di campi, solitamente credo coltivati con colture basse, e circa 200 metri. Sicuramente questa zona qui è migliore dal punto di vista del terreno rispetto a questa. Ha meno parte in salita, ma è più pianeggiante e non è sconnessa come questa, che credo sia coltivata a patate o qualcosa di simile. Ad ogni modo, entrambe le opzioni secondo me sono valide. Si cercherà sempre di sfruttare questo allineamento per questa zona qui, mentre per quest'altra opzione qui o si entrerà in diagonale facendo una piccola virata verso destra, oppure si potrà preferire un allineamento sopra la fabbrica per poi virare sul finale e avere appunto 200 metri circa di atterraggio. Va ricordato che il circuito chiaramente deve essere fatto a ovest per motivi orografici, circa così, con una virata che vi porterà sopra a dei grossi alberi. E vi permetterà di allenarvi agevolmente smaltendo la quota in questa zona qui circa. Vi ricordo inoltre la possibilità, cliccando sopra la H della terrabilità, che si aprirà un link diretto al nostro sito, dove potrete trovare la scheda con la descrizione del dettaglio, le foto, i video, la scheda veloce da portare in volo, stampabile ad alta risoluzione. Apro un'altra parentesi. In questa zona qui, subito dopo essere atterrati, e precisamente in questo punto qui, vedrete un palo con una stazione meteo. Bene, diciamo che il personaggio, la persona che abita questa casa qui a Tigua, è stato sensibilizzato sul discorso atterraggio agli anti. Oltretutto ci ha confessato molti anni fa di aver aiutato qualcuno che è atterrato, a detta di lui, agevolmente in questo campo, e di averlo addirittura ricompagnato a casa. Per cui, diciamo, può essere un punto valido di riferimento e di aiuto in caso di emergenza, un qualcuno che capisce cosa può essere successo e che è sicuramente disponibile
e non brontola più di tanto. Per cui lo ringraziamo sin d'ora e speriamo di non averne mai bisogno. Vorrei chiarire che qualsiasi altra opzione che dall'alto sembra fattibile riguardo a questo atterraggio qui, in realtà una volta che avete messo i piedi nel campo, vi accorgerete che risulta molto difficile. Per cui queste due opzioni mi sembrano le più semplici e le più sensate. Va da sé che le coltivazioni in loco potrebbero cambiare, non più di tanto, credo, e che magari qualche danno ci potrebbe essere perché nella scala delle atterrabilità che abbiamo individuato nel nostro sito, questo è dato come un atterraggio di classe C. Per cui un atterraggio nel quale bisogna stare particolarmente attenti e nel quale, diciamo, qualche piccolo danno potrebbe verificarsi dovute appunto alle problematiche del terreno dove si va a atterrare. Questo è tutto per l'aggiudicatore.